Quindi questa prima batteria non è andata per niente bene. Abbiamo risolto due problemi, adesso ve li faccio vedere. Allora, il problema è che rimane frenato dietro. Abbiamo visto che col freno a mano tu tiri, molli, la ruota continua a girare, no? Invece se tu freni col pedale, la ruota rimane bloccata, soprattutto quella di là, il disco è già diventato quasi viola. Quindi cosa abbiamo fatto? Basta, stop. Niente, mi faccio la seconda batteria senza freno dietro, solo con i freni davanti, perché la macchina viene tanto tirata indietro. E una è questa, l'abbiamo risolto. E davanti abbiamo messo i cerchi da 13 con le gomme della Yokohama. È bello asciutto, quindi queste qua sono ottime. Ci vediamo alla prossima batteria. Ok, terza batteria, ovvero le semifinali. Eccolo. Sono un po' teso, abbiamo fatto tutte le migliorie, però speriamo funzionino tutte quante e vediamo di fare un buon piazzamento per le finali di dopo. Ok, l'appunto ha avuto un problema in partenza, quindi l'abbiamo superata molto facilmente. Vai amore, vai! Devo cominciare a capire un po' la macchina nelle prime curve, come va con queste gomme qui, e vedere soprattutto se i freni solo davanti funzionano bene. Per adesso non sembra andare per niente male, anzi si comporta abbastanza bene. Devo un attimo capire i freni dietro, perché ogni volta che freno, si vedrà un pochino dopo, la macchina tende a partire sempre di culo, chiaramente. Noto comunque che quello col 205 davanti a me fa qualche errorino ogni tanto, quindi cerco di stargli dietro e vediamo se riesco a fare un altro passo. No. Che cazzo è successo? Mi si è rotto il servosterzo. Non so cosa fare. Prendo un attimo, vado un attimo piano e capisco se è il caso di uscire oppure di continuare. Allora, guidare col servosterzo così è veramente difficile, perché noi abbiamo il 3A1 e il volante è veramente durissimo, durissimo, e in più devo tenere una mano anche sul cambio perché la seconda continua ad uscirmi. Ok, ho deciso. Faccio questi ultimi tre giri, non spingo al massimo, però voglio imparare a guidare la macchina per la finale con solo il freno davanti, quindi spingerò un pochino più in curva e mollerò un po' nei rettilinei, perché tanto è inutile, non prenderò mai quello davanti a me.
comunque se non fosse per questa cosa del servosterzo, le gomme tengono veramente come voglio io, quindi mi permettono di guidare in finale se riusciamo a sistemare il servosterzo in maniera molto più fluida. Niente, continuano ad uscirmi le marce, non è facile, sono stremato, veramente, cioè dopo tre giri io sono stremato perché ho le spalle che a forte girare il volante con due mani e poi in curva mollare una per tenere dentro la seconda e fare la curva solo con una mi sta distruggendo. Comunque ho capito qualche curva, come farla meglio e mi tengo tutto per il finale. Ok, ultima curva, siamo arrivati. Andiamo subito ai box e capiamo che cos'ha questo servosterzo adesso, che ha smesso di funzionare da un momento all'altro senza motivi. Sei andato benissimo. Sì, sai cosa è successo? Che è successo? Sentivo un rumore a destra e non so se si è lascato un coso, quindi avevo poca fiducia sulla destra, che oltretutto sono tutte le curve da lì. E più al secondo giro mi si è rotto il servosterzo. Non funzionava più, ho dovuto farmi tutta la gara con una mano sul volante e una sul cambio, ma senza il servosterzo era proprio 3-1, è come guidare un go-kart. Cioè, no, di più. E quindi sono disintegrato. Appena ne avevo di più di quello col 205. Ne avevo di più perché ero lì. Stavo facendo la curva, si è staccato. E è stato lungo. Lui ha preso, dopo non riesco a. Non si riesce a correre senza servosterzo. Adesso vediamo di questa cosa qua. Rudy, chiusa. Buongiorno. Alla fine il problema era semplicemente il sensore sotto il servosterzo che ha smesso di funzionare perché si è spostato e quindi non trova più il centro e quindi ha spento la centralina, o almeno questo è quello che crediamo noi, perché una volta mosso, ricalibrato, messo il volante perfettamente al centro ha tornato a funzionare, quindi speriamo che per la finale tenga duro. Ok, ci siamo, finale ragazzi. Se il servosterzo continua a funzionarmi, penso di riuscire a fare qualche sorpassino. Bene, 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 ho fatto una bella partenza, dai. Cosa? È quello con la punta? Ma l'hanno lanciato con la fionda per caso? Però, ha avuto problemi al cambio. Per adesso va bene, il servosterzo funziona perfettamente.
comincio a spingere un po' di più perché sento che la macchina gira come voglio io. Ah, lungo, 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 lungo. Ci sono. Ce l'ho nel mirino, è mio. Continuano a uscirmi le marce. Peccato. Studio un attimo dove è il suo punto critico e mi infilo appena posso. Ci sono quasi. Anche in percorrenza in questa curva si vede che ne ho un po' di più di lui. E infatti ho dovuto anche un attimo frenare. Quasi. Riesce, no? Vai! Dio fuoro! Fatta, via, adesso scappare veloci, via. Questa seconda che continua a uscire. Lo vedo, comunque negli specchietti, è lì attaccato, non mi molla. Vai, cazzo, vai! Vai, amore! Oh, quello della Punto, aspetta. Ma c'è quello della Civic davanti? È lì. Arrivo. Ok, l'ultimo artilino. Cazzo! Sì, via. Ok, cos'è successo? Vi faccio un piccolo riepilogo. Praticamente sono uscito dall'ultima curva a sinistra, prima del semirettilineo, prima della partenza. E cos'è successo? Andando di fretta, perché volevo scappare da quello dietro che era attaccato, invece che mettere dalla seconda alla terza, sono passato in quinta. E quello mi ha penalizzato un sacco. Ho messo subito la terza, però ecco col 205 ha più motore di me
è arrivato lì lì, era l'ultimo giro e niente, ci ha provato, ci avrei provato anche io, mi ha visto in difficoltà e si è buttato. Sfortunatamente nella curva si era formato con l'andare delle macchine tutto un dossetto, e quindi lui frenando è andato addosso e la macchina è andata via dritta, e io sono riuscito, frenando un pochino prima di lui, a impostarla meglio e a sorpassarlo. Comunque è stata veramente una bella garetta, mi è piaciuta. Ve lo faccio vedere da un'altra angolazione il sorpasso. È arrivato, no! No! Ah, vai Rudy! Fantastico, bravissimo. Grazie. L'hai superato, eh? Eravamo. Devo andare quello con la serie. Tutti noi. Dai, lo sentirai dei video. Bravissimo, bravissimo. Damaro Rubi. Podio. Terzo Mancinelli Andrea. Anno Bodi Daniele. Per la prossima. Bravo. Alla fine ragazzi sono rimasto abbastanza soddisfatto. Peccato per le qualificazioni, la seconda manche e la terza. Ho avuto dei problemi, però in finale mi sono divertito veramente come un bambino. È estremamente felice. Va bene il quarto posto, la prima esperienza ci sta secondo me. E niente, ci vediamo il 25 aprile, vado a fare le prove a Gonars, perché nel mentre che voi vedete questo video qua noi abbiamo già lavorato sulla Cocao e abbiamo modificato questi problemi qua e risolti, speriamo. Il 16 maggio saremo alla terza tappa del campionato UNICEF, perché la seconda si è svolta a Brindisi, però sono 1100 km di distanza, quindi non potevamo partecipare. Però la terza sarà quindi a Gonars il 16 maggio e lì a casa mia darò il meglio di me in tutto e per tutto, sperando che la macchina regga per tutte le manche. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le modifiche che facciamo e come andrà il campionato. Grazie, ciao!